Ciao a tutti e bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale, sempre nella Genocide Run, amici miei. Dunque, sono a cascate, ho già sconfitto tutti quanti i mostri necessari per continuare con la Genocide, e infatti si sente anche dalla musica. E ora, qua, ok, se vado di qua dovrebbe esserci lo shop, e penso sia impaurito il tizio. Il vecchio ancora vende la roba, ma penso che ci sia anche il villaggio dei Temmi. Dovrebbe esserci. Magari provo a vedere se c'è. Ok, la strada però per il villaggio dei Temmi c'è e c'è anche il villaggio. Solo che non c'è nessuno. In teoria nel video di oggi dovrei combattere contro Undyne. E non penso però che lei ci risparmierà come Papyrus. Perché, beh, Undyne in teoria è una guerriera. Quindi non penso tenterà di parlare con noi come ha fatto Papyrus, di cercare di redimerci, anche perché penso che ormai la Genocide non sia più revertibile. O almeno questo è quello che penso. Comunque, vado un attimino da Tem per vendergli questi occhiali opachi e per comprare l'armatura. A quanto pare però non posso mandare Tem all'università. E questo è un problema. Non posso acquistare la sua armatura in questo caso. E me ne farò una ragione. Eccoci qua. Ma non è questo il momento dello scontro ancora. Sette anime umane. Con il potere di sette anime umane, il nostro re, Re Asgore Drimur, diventerà un dio. Con quel potere Asgore potrà finalmente infrangere la barriera. Riuscirà a riconquistare la superficie agli umani e a restituir loro tutta la sofferenza e il dolore che abbiamo sopportato. Capisci, umano? Questa è la tua unica occasione per redimerti. Cedi la tua anima, o la strapperò dal tuo corpo. Undyne, ti aiuterò a combattere! Yo, ce l'hai fatta! Undyne sta proprio di fronte a te! Amico mio, non l'hai capita però, eh? Ma non è ancora il momento, mi sa, di combattere. Un momento, contro chi sta combattendo? Ehi, non hai intenzione di dirlo ai miei genitori, vero? E quello se stava qui a aspettare al buio non so cosa. Vabbè. Comunque, procediamo. Questi sono ancora silenziosi? Sì, sono ancora silenziosi. E vabbè. Che bisogna fa? Ah, qua è dove cascava il piccoletto, vero? Mi ricordo. Monster Kid. Yo, Andai mi ha detto di starti lontano. Ha detto che tu hai fatto del male a molta gente. Ma yo, sono tutte bugie, vero? Yo, perché non mi rispondi? E cosa sarebbe quella strana espressione? Oh, caspita. Caspita, il cuore mi sta battendo a mille. Cosa farebbe Undyne? Io, farei meglio a fermarti lì dove ti trovi. Perché se hai intenzione di fare del male a qualcun altro, dovrai affrontare me prima. E niente. Ti tra i piedi? Proprio. Siamo cattivissimi. Distrutto. Oh. Oh, cavoli. Ma. Quindi questa sarebbe la lotta con Undyne. Bene, sono soddisfatto. Undyne, sei ferita? Ferita? Non è niente. La prossima volta ascoltami quando ti dico di andartene, ok? Undyne, io. Qui me ne occupo io, vattene da qui. Non è niente. No. In qualche modo, con un solo colpo, sono già. Già. Maledizione. Papyrus. Alphys. Asgore. Proprio così, io.
più attelosi. Oioi. Oh? No. Il mio corpo. Sento come se si stesse spezzando. Come se da un momento all'altro potessi andare in mille pezzi. Ma nel profondo della mia anima, c'è una sensazione bruciante che non riesco a descrivere. Una sensazione bruciante che non vuole lasciarmi morire. Tutto questo non riguarda più i mostri, non è vero? Se tu passassi oltre di me, tu annienteresti ogni cosa, vero? Mostri, umani, tutti. Le speranze e i sogni di tutti, cancellati in un istante. Ma io non te lo permetterò. Adesso tutte le persone nel mondo riesco a sentire i loro cuori battere all'unisono. E abbiamo tutti un obiettivo: sconfiggere te, umano. No, qualunque cosa tu sia, per la salvezza di tutto il mondo, io, Undyne, ti distruggerò. Sul serio? Ok, lotta con. Ah, però dovrei fare un po' meglio di così. Compare l'eroina a una lancia. Aspetta, aspetta. Allora, compare l'eroina. E non era chiamata eroina, se non sbaglio, nella scorsa run, nella run pacifista. Ha una lancia conficcata in un occhio. Ok, lei non va giù con un colpo solo, allora, abbiamo capito. Wow, wow! Undyne l'immortale. Prima non ci ho fatto caso al nome. Wow! Ok. Il vento sta soffiando. Cavolo, questa è bella lunga, eh. Ma cosa? Ah, ok. Ho capito, sì. Non mi ricordavo di preciso come funzionava la lotta. Ah, ok. Oi, no, mi abbia preso, come? Ah, ok, questa volta mi ha preso, sì, questa volta l'ho visto pure io. Accidenti, devo mangiare. Devo mangiare. Non mi ha ricaricato un cavolo. Cavolo, che dolore che mi ha fatto. No, la caramella non mi fa nulla. Mamma mia, che schifo di lotta che sto facendo. Ha mangiato la crostata per forza. Sì, vabbè. Undyne. È finita? No! Ancora no! Però mi è andata di lusso, mi è andata. Ora ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Sì! 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 Che... Sì! Oh mio Dio, santissimo! Oh! Oh, yes. Sì. Sì, dai, andiamo. Andiamo allora, dai. Oh. Chiedo scusa, ma dopo 3 ore che stavo qua sopra, avevo perso la speranza. Asgore mi dice di non perdere la speranza, ma io l'avevo persa. Se è Asgore quello che parla quando fai game over, non lo so. Comunque sia, ce l'ho fatta finalmente. Un attimino che mi riprendo. Uff. Maledizione. Quindi anche quel potere non era abbastanza. Se pensi che io perda la speranza, ti sbagli. Infatti io non l'ho persa, perché io ho i miei amici che mi sostengono.
Alphys mi ha detto che mi avrebbe guardato combatterti. Se qualcosa fosse andato storto, avrebbe fatto evacuare tutti. A quest'ora avrà già detto ad Asgore di assorbire le sei anime umane. E con quel potere, questo mondo sopravvivrà. Bene. Ok, e qui c'è un altro po' di lore in più che magari non ci viene data nella Pacifist. In realtà ho letto un commento di uno di voi che mi ha detto che, guarda, Andrea, non hai capito niente perché Asgore non è che uccide per il puro gusto di farlo, ma perché gli servono sei anime, sette per distruggere la barriera, più la sua di mostro. Insomma, avevo mal interpretato un po' di cosine. Comunque, salvo. Ok, vado un pochino avanti, finalmente ho salvato, sto tranquillo. Stiamo arrivando alle Hotlands, giusto? Benvenuti a Roventerra. Sì, qua è spento tutto, ovviamente. Qua doveva esserci Sans, ma Sans ormai ci aspetterà da qualche altra parte, immagino. Abbiamo dell'acqua. Prendo un bicchiere d'acqua, così me lo porto in giro. L'acqua è evaporata per il caldo, anche il bicchiere è evaporato, bene. Oh! Siamo ufficialmente entrati a Roventerra. E abbiamo 40 mostri da sconfiggere. Sono l'uomo del fiume. Allora, no. In realtà io, mentre cercavo qualche indizio su come sconfiggere Undyne più facilmente, ho letto che si poteva farmare Glide a Nevischio, nello stesso punto in cui lo si trova la prima volta. Ora non so se andare a farmare Glide, perché Undyne l'ho abbattuta, quindi non mi sembra proprio il caso. Sono a livello 12, cavolo, due livelli mi ha fatto fare. Ad ogni modo, vado un attimo. Tanto che non posso andare, che c'è la barriera qui. Vado un attimino da Alphys al laboratorio. Se c'è Alphys, poi bisogna vedere. O direttamente Metaton facciamo. No. Ah no, è diverso. Ah, già Metaton è uscito, eccolo. Oh, eccoti qui, piccola schifosa creatura! Hai fatto parlare abbastanza di te ultimamente! Quanta infamia, sono impressionato! Oh, giusto, se stai cercando Alphys non è qui! Mentre stavi a fare i tuoi impegni, lei era indaffarata a portare in salvo le persone! Adesso sono tutti in un posto fuori dalla portata delle tue grinfie! Decidere di non combatterti! Cielo, lei è davvero l'unica con un po' di cervello, vero? Oh, che sfacciataggine! Stai fremendo dalla voglia di mettermi le mani addosso, dico bene? Beh, BECCATO! A questo mondo servono più stelle che cadaveri. Ci si vede? Ok, quindi o Metaton non ci combatte, o ci combatterà in un altro momento. No, Metaton dobbiamo combatterlo per forza, l'abbiamo fatto nella run normale. Quindi, nella Pacifist, quindi si deve fare per forza. Quella è una motosega, non potremmo usarla per attaccare i nemici? Non lo so, cioè, sarebbe più facile vincere alla fine? Comunque, terminerò l'episodio a breve. Mo vedo qua si esce per andare a Roventerra e iniziare a combattere i mostri, giusto? O meglio, devo iniziare a ucciderli, poveri. Ai ai ai. Cavoli, che lotta difficile è stata con Undyne. Davvero, ragazzi, tremenda. Oh, ecco qua un amichetto. Vulcarina, no, Vulcarina, no. Lei è carina. Oh mio Dio, che verso. Poverina. Ma Vulcarina, anche nel nome è carina. Poverina, Vulcarina. Vedi quante rime possiamo fare con Vulcarina? Accidenti a lei. 39 rimasti. Salvo, amici miei. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Wow, davvero tostissima Undyne. Ho letto che alcuni l'hanno definita, mentre cercavo sempre queste informazioni, che alcuni l'hanno definita più difficile di Sans. Io mi aspettavo che Sans, essendo il boss finale del gioco, vabbè, questa lo sapevo, pensavo che fosse più difficile lui, invece no. Alcuni ritengono che sia Undyne più forte. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E ci vediamo ovviamente alla prossima con un nuovo video. Bye bye!